A soli 17 anni Pietro Deliguanti di Vico del Gargano, pilota automobilistico, sta regalando soddisfazioni con le sue prestazioni sportive in Formula 4. Le ultime sabato e domenica sul prestigioso circuito di Monte Carlo e Beppe Stallone ha intervistato la giovane promessa e il suo papà Roberto Deliguanti. Pietro Deliguanti, allora questa mattina a Monte Carlo, solo pronunciare questa parola non è poco per un ragazzo di 17 anni che pure corre da un bel po'. Com'è andata? Certo, è andata abbastanza bene, in un campionato veramente importante come questo è tosto, siamo riusciti a fare dei buoni piazzamenti vicino alla top 10 su oltre 34 macchine, sì, è stata un'emozione per me correre qui a Monaco, un po' il sogno di tutti quanti, quindi sì, è stata una bellissima gara, mi sono divertito, è stata una grandissima esperienza e abbiamo portato a casa il massimo che potevamo fare. E poi ieri sabato, cioè c'è stata la prima gara, ti sei piazzato undicesimo, ma soprattutto quarto fra gli esordienti, è così, credo sia un ottimo risultato. È un campionato, esatto, sì, è un buon risultato comunque perché è un campionato in cui ci sono molti ragazzi che hanno fatto più anni in questa categoria, quindi hanno molte più esperienze, quindi abbiamo fatto quarti comunque in quelli del primo anno, quindi è un buon risultato, sì. Pietro, la prossima qual è? Dove andate? Prossima gara? Prossima abbiamo il Paul Ricard, sempre in Francia, e proprio la prossima settimana, quindi vedremo come andrà. Roberto, lei è il papà, segue da vicino. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Questo figlio bravo che si sta grazie. Diciamo, affermando, però non è facile perché la formula Regional European Champions by Alpine è un trampolino di lancio, ma ci vogliono, diciamolo subito, anche un sacco di soldi. Sì, infatti, come stavamo dicendo poc'anzi, questo è uno dei problemi storici per chi comunque vuole affacciarsi a questo tipo di disciplina. Il motorsport è costoso ed è una cosa che noi abbiamo sempre saputo fin dall'inizio. Però, insomma, voglio dire, abbiamo iniziato a muovere i primi passi diversi anni fa e pian piano, con tante difficoltà, sono arrivate anche delle soddisfazioni e nel frattempo, anche grazie a queste buone prestazioni di Pietro, sono arrivati anche dei contributi da parte di aziende che lo hanno sostenuto fino ad oggi.